Signore e signori, buonasera e benvenuti alla terza edizione di Tra Palco e Realtà. È un piacere essere confermato per me anche quest'anno, siamo ormai alla terza edizione per chi non lo sapesse. Un talent, devo dire la verità, molto molto importante per due motivi. Il primo motivo è un talent cavese e io sono dell'idea che Cava ha bisogno di far esprimere i propri giovani. E il secondo motivo è che siamo fortemente motivati e fortemente convinti a far crescere questo talent e a renderlo un talent nazionale. Detto questo, come potete ben vedere, questa sera abbiamo tantissime novità, tantissime modifiche, non solo nella struttura, ecco, siamo alla Mediateca Marte d'Eventi, anche modifiche nella struttura del talent, ma soprattutto ci tengo a dire che quest'anno vogliamo dare un tono. Ci vogliamo dare un tono e le parole chiave quest'anno saranno due: sobrietà ed eleganza. Buonasera a tutti! Buonasera, salve! Sì, appunto, sobrietà ed eleganza. Francesco Cafaro, il mio buonasera, salve a tutti! Ciao sì. Luca! Sobrietà ed eleganza, a quanto pare. Certo. Sì. Camice, smoking, sì. Papillon, due papillon. Ma che cos'è, perdonami? È lo smoking che siamo andati a comprare l'altro giorno, io e te. Ah, lo smoking, questo è il papillon, questo è il papillon, sì, per la cravatta. L'ho lavato. Si è stretto. Oh, caspita. E adesso Infernia cosa dirà? Infernia, non ti preoccupare che l'ho chiusa là dietro. Che cosa hai fatto? L'ho chiusa. Hai chiuso? Certo, l'ho chiusa dentro a chiave. Hai chiuso Infernia? A chiave, si è fatta nera come una pantera, ma ha fatto... Si è fatta nera Infernia? Come dobbiamo fare? Non lo so. Tu pensa solamente che adesso abbiamo il palco solo per noi. Però questo non c'è... Signori, voi gradite il nostro presentatore messo così? No, io chiedo al parterre femminile. Mi piace. Alzate le palette se vi piace. Ah, le palle. Madonna, mi guardò la Luca. Devo dire, signori, facciamo un applauso al nostro Francesco. Purtroppo problemi tecnici di smoking. Non mi dispiacerebbe, però, insomma, forse sarebbe il caso che tu andassi a cambiare. Cosa dici? È invidioso. No. Che sfigura. Sai bene, anche il pelo, devo dire, in controluce è carino, però magari... Che dici, vogliamo cambiare? Vabbè, forse è il caso. Però, secondo me, prima che mi vada a cambiare, dovremmo tipo urlare a squarciagola il nostro motto. Ho già capito. Per chi non lo sapesse, il talent ha un hashtag nel titolo. E l'hashtag è Don't Give Up. Quindi vi prego che al nostro tre tutti quanti urlate Don't Give Up! Ah, lo facciamo tutti insieme. Anche il papillon. Anche il papillon lo togliamo. Eccolo qua. No, non togliamo niente. Va bene. Al tuo tre tutti Don't Give Up. Quindi uno, due, tre, Don't Give Up! Look back, revive your passion, remember the time you dedicated to your special dream. You can't see now, and you are dreaming now. Don't give up, only you are the key. Don't give up, only you are the key. Don't give up, only you are the key. Don't give up, feel the music you you want to say, gonna make me
Buonasera, scusate l'affanno, ma anche una certa età, quindi voglio dire. Certo. Allora, Elvira dello Yo-Yo. Grazie. Prego. Grazie. Allora, finalmente siamo arrivati. Questa è la terza edizione di Qualche Realtà. Beh, come avete notato e come è stato anche accennato dai due parti che accompagnano in questa avventura, aspetta, forse cambio con questo, Peter. Si sente meglio, ok. Come hanno accennato i miei due pazzi colleghi d'avventura, un'edizione tutta rinnovata. Rinnovata nella location, perché per due anni siamo stati al Club Universitario Cavese. Un applauso. E adesso ci ospita il Marte Mediateca e ringrazio Matilde Nardacci che è alle mie spalle. Un look completamente nuovo, una rinnovazione, un rinnovamento, rinnovazione, incominciamo, un rinnovamento anche nel logo, da che prima era fucsia e nero, adesso nero e rosso. Beh, diciamo che quest'anno abbiamo ampliato anche le categorie, oltre il canto, ballo, recitazione e moda. Premi importanti per quanto riguarda la categoria canto, il vincitore si aggiudica un CD con 6 inediti, prodotto dalla Warned Bro di Antonio Pagano. Inoltre, il vincitore di Trapalche Realtà andrà di diritto all'incontro artistico del Premio Mia Martini 2017 e andrà di diritto alla finale nazionale a Padova ad ottobre del The Best Show Ever di Michele Orefice. Per quanto riguarda la categoria ballo, si vincerà uno stage con coreografo nazionale, recitazione uno stage, le lingue sono negata, uno stage con attori nazionali, moda, book fotografico, sfilato in campagna e sarà il nuovo volto di Trapalche Realtà quarta edizione. Vorrei ringraziare la giuria, che vi vedo poco, quindi non riesco. Allora, incomincio di qua. Antonio Pagano, produttore musicale, che tutti conosciamo grazie a X Factor. Carmela Novaldi, referente Premio Mia Martini. Un attimo solo, potete accendere le luci in sala così almeno le vediamo? Di qua e di qua. Ripeto, Antonio Pagano, produttore musicale. Referente del Premio Mia Martini, Carmela Novaldi. Direttrice del Teatro delle Arti, Pina Testa. Allora, qui la descrizione è lunga. No. Presentatore e conduttore televisivo già inviato Rai per Uno Mattina.
attualmente collaboratore della Caracciolo Management e Production di Roma per Rai Fiction e Mediaset e per l'Accademia Junior Musical School International di Maria Rosaria Caracciolo di Torchiarolo, Cavese Doc, Alfonso Senatore. Sto per perdere i capelli, non so qui. Anche io nell'altra versione. Lei è entrata a far parte dello staff, qui è una descrizione un po' più per cuore. L'ho conosciuta l'anno scorso, è un altro grandissimo talento cavese, è stata una delle stiliste per Pignatelli. Stilista made in cava, vincitrice di Stelle Emergenti le due, Ilaria Russo. E adesso spieghiamo un po' le novità più eclatanti. La prima è che tra qualche realtà sarà anche in onda in TV. Sabato 30 gennaio alle ore 14 e domenica 31 gennaio alle ore 21, tra qualche realtà questa serata è possibile vederla su canale 271-618 di Capri Event. Abbiamo una nuova struttura di gioco, quindi i concorrenti saranno divisi in due squadre, capitanate da Alessandro Piscitella, vincitore dell'edizione scorsa. C'ho l'affanno, l'età, poi c'ho anche le pancere. Elvira dello Yoyo, vincitrice del premio della critica, Valentina Giovannini. Adesso, perché poi man mano vi spiegheremo come funziona il gioco, chiamo una delle mie spalle, dei miei compagni di viaggio, classificato finalista di Italian Music Festival, secondo classificato, per il terzo anno consecutivo qui con noi, Luca Virno. Eri, buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera di nuovo. Ciao. Ciao. Tutto bene? Un po' costretta. Adesso vedo tutti, eh. Ecco, meglio. Prima eravamo totalmente al buio, poi c'era il nostro Francesco che mi ha un po' lasciato senza parole, però vabbè, però aveva un bellissimo smoking. Che adesso penso, spero abbia ha cambiato. Sì, ha messo lo smoking, adesso l'ha messo sopra. Quindi sotto non c'è niente. Qualche signora gradiva, qualche signora gradiva, però abbiamo detto vabbè, non è un bruttissimo ragazzo. Assolutamente, io vi ho scelto belli. Sì, vabbè, ok. Quindi diciamo che quest'anno sono andata bene con la categoria moda. Solo uomini. Sono tre modelli e belli, quindi in bocca al lupo. Forse non è chiaro, ma il fine ultimo della categoria moda è quello di trovare un altro presentatore. Adesso fatevi due domande e andiamo. Siete fatti vecchi. Passiamo direttamente cominciamo. Sì, cominciamo. Iniziamo, è quasi ora. E ora. Allora, io devo interpellare subito i due capi squadra, quindi Alessandro ed Elvira, perché adesso partiamo con la prima sfida, mi dovete fare i nomi, quindi i primi nomi che schiererete in gioco. La prima a decidere la squadra bianca per sorteggio, okay. Elvira dello Yoyo, che tu ci comunichi il nome e noi lo diremo al microfono. Anna Cuore, la prima partecipante. La facciamo... È una sfida di canto. Sì. Quindi Anna Cuore, puoi salire sul palco. Prego, un applauso per la nostra prima concorrente. Ciao Anna. Adesso per la squadra blu, Andrea Magliacane, che non applauso. So se l'ha perso nei meandri dei camerini. Puoi entrare Andrea, vieni. C'è. Allora, un applauso anche ad Andrea. Spieghiamo un attimo il sistema di votazione di quest'anno. Io non ho capito nulla, quindi come al solito, sono tre anni che fa sto programma, non ha capito mai niente, cioè, quindi ci arriveremo alla 15ª edizione con il premio della critica Inferni a Tin. Quanti anni avrà la 15ª edizione? Pochi. Vabbè, ok. 25 da 10 anni. Ok. Allora, i giudici voteranno con votazione segreta da 5 a 10 per l'esibizione presenza scenica, in questo caso che canto a voce. Voi al termine della sfida, quindi al termine che avranno cantato entrambi i cantanti, alzerete la palettina, bianco o blu, a seconda della squadra. Anna Cuore bianca, Andrea Magliacane blu. E in questo caso chi vince assegna il punto alla propria squadra. Ok? Okay, quindi per capire la maggioranza assegnerà il punto. Sì, okay, quindi preparati a contare. Ah, benissimo, quindi mi raccomando. No, diciamo bene, che per facilitarci il lavoro, il nostro fotografo di scena Saverio Forte, un grandissimo applauso, vi scatterà un'istantanea quando avranno le palettine alzate e noi loro, uomini di buona volontà, conteggeranno i voti. Oggi sto balbettando. Complimenti, ok. Lo so. Beh, sarà l'età che avanza probabilmente. Ah, ad ogni modo, chi comincia?
Anna Cuore. Ok, prendiamo il microfono. Quindi prendo l'asta, esco fuori dalla scena. Quella? Ok, ok, prendiamo quella. Brava la nostra infermiera. Anna, sei la prima, quindi inauguri alla grande la terza edizione del Talent. Le emozioni sono ben gradite, ma la tensione lasciamola a casa. Il palco è tuo, un applauso ad Anna Cuore. Intanto buonasera a tutti. Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre sono ancora tua. E mi mancava il terreno quando si addormentava sul mio seno e lo scaldava a fuoco umano per la gelosia. Che strano uomo avevo io, mi teneva sotto braccio e se cercavo di essere seria per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre non vali che un po' più di niente. Io mi vestivo di ricordi per affrontare il presente e ripensavo ai primi tempi, a quanto ero innocente, a quanto avevo nei capelli la luce rossa dei coralli, quando ambiziosa come nessuna mi specchiavo nella luna e lo obbligavo a dirmi sempre sei bellissima. Detto che il tempo è un gran dottore, lo lega un sasso stretto stretto e poi lo butto in fondo al mare. Son passati buoni buoni un paio d'anni e di stagioni, ho avuto un paio di avventure, niente di particolare, ma io uscivo a cercarti per le strade fra la gente. Mi sembrava di voltarmi all'improvviso e vederti nuovamente e mi sembra di sentire ancora sei bellissima. Sei bellissima. Accecato d'amore mi stava a guardare. Sei bellissima. Sei bellissima.
Anna Cuore. Grazie. Hai un bellissimo cognome, complimenti. Allora, ascolta, reggi il microfono. No, no, lascia no. Guarda. Faccio un po' la valletta, la velina. Aspetta, no. La veluna. Dai, modo che... Ok. Vai, chiedi. Sì. Com'è andata? Donna, vai. Bene. Devo chiedere, com'è andata? Sì, ti sei... Un po' emozionata. Ti sei piaciuta, però... sicuramente un po' l'emozione sì. Ha giocato a tuo svantaggio, ma penso che il pubblico abbia gradito e quindi lo facciamo un altro forte applauso. La prima concorrente della terza edizione di Trapalco in realtà. Grazie. Mille. In bocca al lupo. Prego. Abbiamo fatto i soldi quest'anno, i microfoni oro, cioè assurdo. Io questa la riprendo. E perché io ho questo nero? Basta, basta, non mi far... Adesso presentiamo il concorrente della squadra blu di Alessandro Piscitella. Andrea Maiacane. Forte applauso anche per Andrea. Andrea, il primo uomo, il primo uomo. Cosa ci canti? C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, tutto, Gianni Morandi. Ma era tutto questo il tutto titolo? Proprio, titolo, va bene, sì, va il titolo è così. Okay. Sì, sì. Ci siamo, ci siamo. Sì. Andrea Maiacane. Buonasera. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva da... gli Stati Uniti d'America. Non era bello ma accanto a sé aveva mille donne e sé. Cantava Help and Ticket to Ride, Oh Lady Jane, Oh Yesterday. Cantava Viva la libertà, ma ricevette una lettera. La sua chitarra mi regalò, fu richiamato in America. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles Stone. M'han detto va nel Vietnam e spara ai Vietcong. Ta tan ta tan ta 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 ta. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Girava il mondo ma poi finì a far la guerra nel Vietnam. Capelli lunghi non porta più, non suona la chitarra ma uno strumento che sempre dà la stessa nota, ratatata. Non ha più amici, non ha più fans, vede la gente cadere giù. Nel suo paese non tornerà, adesso è morto nel Vietnam. Stop coi Rolling Stone, stop coi Beatles Stone. Nel petto un cuore più non ha, ma due medaglie o tre. Ta tan ta tan ta 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 ta tan ta tan. Ta tan ta tan tan 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 ta tan ta tan ta tan ta tan tan ta tan ta tan tan ta tan ta tan tan ta tan. Grazie. E questo era Andrea Maiacane. Tutto bene Andrea? Sto bene, tutto okay. Bene. C'è sempre un po' di emozione la prima serata, però sicuramente il palco mette anche sì, un po' di adrenalina, che è sempre una cosa bene. Positiva. Sì. Grazie ad Andrea Maiacane. Questo grazie. Lo lascio a me. Sì.